Ciao a tutti, come avevo spiegato nell'altro video, adesso in questo tutorial vi voglio spiegare come fare queste scarpine. Allora, visto che ho un canale nuovo, è un po' un esperimento che sto facendo. Mi hanno proposto di fare questa cosa e io voglio provare, e voglio proprio provare anche con queste scarpine, ecco. Allora, il tutorial della suoletta lo potete trovare su Verde Smeraldo Libero, e invece qua vi metterò il tutorial per fare la scarpina, per fare il logo, lo stemmino in questo caso qua, e vabbè, i laccetti che sono molto semplici da realizzare e tutto. Niente, questo è quanto. Adesso partiamo. Se vi ricordate, nell'altro tutorial avevo già fatto la soletta, ora in pratica proseguiremo con sempre con, in questo caso, l'azzurro, e proseguiamo alla lavorazione. Ecco, allora qua eravamo rimasti fermi alla nostra soletta. Allora adesso faremo il prossimo giro e di nuovo faremo una maglia alta in ogni maglia alta. Dunque facciamo le 3 catenelle e poi lavoreremo una maglia alta in ogni maglia alta, però prendendo la parte esterna, cioè non tutta la maglia come solito, ma la parte più esterna, più lontana da noi. In questa maniera, come vi ho detto anche prima, in pratica cosa viene? Rimane fuori la parte interna e viene un piccolo segno, in maniera che possa delimitare la fine della soletta. Dunque faremo questo per tutto il giro. Dunque lavoriamo in questa maniera fino alla fine. Ecco, in questa maniera avete finito il giro e inizia già, vedete, a rimbarcarsi un pochino. Allora, adesso faremo un giro di maglie basse tutti intorno con il filo bianco. Dunque, voi attaccate. Allora, il filo azzurro lo tenete sempre lì, perché dopo lo riutilizziamo, di conseguenza lo tenete lì, iniziate con il filo bianco. Fate una catenella e poi lavorate una maglia bassa in ogni maglia bassa. Io mi tiro su il filo così si ferma tranquillamente. Allora, lavorate una maglia bassa in ogni maglia alta per tutto il giro. Ora facciamo una maglia bassissima sulla prima maglia bassa del giro di bianco. Arrivati a questo punto, attacchiamo di nuovo il filo azzurro, perché noi adesso andremo a fare una maglia bassa in ogni maglia bassa di azzurro. Dunque faremo 2 giri di maglie basse in azzurro, però stavolta. Ecco, 2 giri, in pratica sarebbero questi 2 giri che si vedono qua, che saranno poi la puntina della nostra scarpa. Di conseguenza noi andiamo a fare questi 2 giri di maglie basse e poi dopo fermiamo e blocchiamo il filo. Ecco, in pratica per ora avete, come vi ho detto, tagliato il filo e bloccato. Allora adesso andiamo a fare la parte davanti bianca. Queste sono 10 maglie alte, però queste 10 maglie alte noi le dobbiamo fare partire dal centro. Dunque, prendete la linea che si è utilizzato per partire, no? Dove c'erano le catenelle, e poi da lì andate
su in maniera dritta, da far sì di prendere la parte, diciamo, in centro. Dovete prendere proprio il centro e poi vi spostate di 4 maglie alte da un lato e 5 dall'altro. Quando avete trovato il centro giusto della scarpa e vi siete spostate di 4 maglie, da lì farete 3 catenelle. Poi andiamo a lavorare nella seconda maglia alta e faremo di seguito 9 maglie alte, cioè in totale devono essere 10. 4, 5. Controllate se avete messo bene in punta il filo bianco e se tutto è in ordine dovete fare altre 8 righe di 10 maglie alte ciascuna. Dunque farete 2-3 catenelle, girate e andate a fare le altre 9 maglie alte che vi rimangono per finire il giro. Allora, in pratica lavorate andando avanti e indietro, farete in totale sono 9 righe di maglie alte. 2 le avete fatte, ve ne rimangono altre 7. Dopo aver fatto 9 giri, farete una catenella e farete un giro di maglie basse. Un giro di maglie basse lo facciamo in bianco. E poi faremo un giro di maglie basse in azzurro. Attacchiamo l'azzurro e faremo un giro di maglie basse in azzurro. Io mi tiro sui fili così sono bloccati. Ora potete chiudere e fermare il filo. Ora partiamo tenendo in questa maniera la scarpina e faremo con l'azzurro dove abbiamo lavorato l'ultima maglia alta. Inizieremo dallo stesso punto e faremo 3 catenelle, 1, 2 e 3. E poi andiamo a lavorare una maglia alta in ogni maglia alta per tutto il giro della scarpina. In questa maniera. Dunque faremo tutto il giro e andremo a lavorare l'ultima maglia alta proprio nello stesso punto dove abbiamo lavorato la prima maglia alta bianca. Ecco, come vi ho detto, l'ultima maglia alta la lavorerete nello stesso punto dove avete fatto la prima, dove siete partiti con le catenelle, diciamo. Ora faremo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni maglia bassa. Questo lo faremo per tutto il giro. Ecco, arrivati in fondo, ora faremo 3 catenelle. Giriamo il lavoro, saltiamo 2 maglie basse, andiamo sulla terza e lavoriamo una maglia alta e proseguiamo a lavorare una maglia alta in ogni maglia bassa sottostante. Questo piccolo spazio sarà la nostra asola per passare poi diciamo il nastrino delle catenelle per chiudere la scarpa. Allora, adesso faremo una maglia alta in ogni maglia alta per tutto il giro. Vi fermate a 3 maglie alte, così dopo vi dico come fare. Ecco, finite vi fermate 3 maglie prima della fine, perché poi salterete 2 maglie alte e andrete a lavorare in pratica dove c'era
le 3 catenelle, dunque sull'ultima maglia alta, in questa maniera. Anche qui in questa maniera viene formato il buchetto, per così ce l'abbiamo sia da un lato che dall'altro per infilare il filo di catenelle. Poi fate una maglia bassa, girate e andate a lavorare una maglia bassa in ogni maglia alta per tutto il giro. Ecco, vi fermate in questa maniera e adesso torniamo indietro facendo le 3 catenelle e saltando una, due maglie basse e andiamo sulla terza. Allora, in pratica, vedete, noi dovremo fare questa sequenza qua, abbiamo 1, 2, 3, 4 punti dove deve passare il filo, di conseguenza ne abbiamo fatto uno, adesso andremo a fare il secondo. Dunque salite nella stessa maniera fin quando avete 4 punti. Ecco, alla fine, come abbiamo fatto nel giro precedente, saltate 2 maglie, andate a lavorare sull'ultima maglia in questa maniera. Poi di nuovo farete un giro di maglie basse, non dimenticatelo, in pratica fra un giro e l'altro di maglie alte c'è un giro di maglie basse. In pratica il ritorno sono maglie basse. Fate altri 2 giri in questa maniera, in maniera da averne 4 di questi, e poi ci ritroviamo dopo. Ecco, arrivate sempre nelle ultime 2, da saltare le ultime 2 maglie alte e andate a lavorare nell'ultima. Allora, dopo aver fatto 4 giri, noi diciamo che adesso abbiamo finito. Dobbiamo fare un giro di bianco. Prendiamo il bianco, facciamo un giro di maglie basse, tutte bianche. Allora, proseguite tutto il giro di maglie basse. Ecco, vedete, il filo è finito. Io l'ho tenuto un pochino lungo perché dopo, per fare sparire bene il filo, lo fate passare con un ago in mezzo ad alcune maglie, così siete sicuri che è bello fermo e che non si vede il taglio del filo. Allora, in pratica la scarpina così è finita. Adesso vi conviene riempirla, poi oppure stirarla anche un pochino. Adesso facciamo sparire anche questo filo qua. Poi farete una catena di catenelle, più o meno 150 catenelle. Poi adesso pensiamo anche a fare questo marchio. Allora, lo facciamo in bianco, faremo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e le chiudiamo a cerchio. All'interno di questo piccolo cerchio lavoreremo, come prima maglia alta, lavoreremo le 3 catenelle e poi faremo all'interno 18 maglie alte. In pratica devono essere 19 maglie alte comprese le 3 catenelle. Poi vi unite alla prima catenella, alla terza catenella e chiudete con una maglia bassissima. Poi farete un giro di 19 maglie basse. Ecco, vedete, viene in questa maniera. Chiudete, fermate il filo. Lo tenete un pochino lungo così lo utilizzate per cucirlo alla scarpina e poi andiamo a fare ricamare, diciamo, questo fiorellino. Prendete un pezzo di filo del colore della scarpina, ecco, poi lo fermate sul retro, che intanto poi viene cucito, dunque a noi non è che ci interessa, e poi prendete con l'uncinetto da questo lato, prendete il filo e lo tirate qua in esterno, così, in questa maniera. E questo viene il primo fiorellino. Poi da sotto lo andate a prendere.
questa maniera e poi dopo ritornate dentro per fermarlo. Ora farete la stessa identica cosa per l'altro fiore. Allora vi conviene, conviene dividere il pezzo in tre lati e poi dopo faremo gli altri tre. Allora adesso andiamo a prendere di nuovo il filo e poi io posizionerei l'altro l'altro petalo da questo lato. E lo fermiamo, lo tiriamo un po' allora fate questo per tutti i sei petali del fiore. Ora potete, dopo averlo fatto, potete cucirlo sulla scarpina. Allora il fiore, il segnino va sull'esterno, dunque la scarpina sono due, dunque questa andrà da questo lato. Io li ho più o meno messi dopo la, dopo, più o meno cucito dopo la prima, il primo giro di maglie alte. Dunque anche noi lo potremo cucire qua. Ecco, e questa è la scarpetta finita. Adesso io ho messo dentro un pochino di carta perché bisogna poi metterci per darci la forma, perché è un po' da stirare, da tirare bene. Ci ho messo una formina sotto di cartone per vedere di tenerla bella, bella in forma. Bisogna poi dopo sì metterci o quelle cose per le scarpine o fare qualcosa per tenerla in forma e bella tirata. Però questo è il risultato dopo aver messo anche il laccino. Questa è la coppia di scarpettine e questo è tutto. Allora, come numero di scarpette sono ideali per un neonato dai 3 a 6 mesi, direi. Poi tutto è relativo in base al cotone che si utilizza e al numero di uncinetto. Questo è il tutorial, spero che vi sia piaciuto, sia stato interessante e ci vediamo al prossimo video.